Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andrink e benvenuti in questo nuovo video unboxing. Oggi unboxing della Signature Edition di Alex Kidd in Miracle World Deluxe. Se avete seguito il mio canale negli ultimi tempi sapete che sono un enorme fan di Alex Kidd, in particolare di questo titolo in Miracle World, di cui ho anche fatto la live sul canale qualche giorno fa. Quindi senza perdere tempo tuffiamoci nella Signature Edition per PlayStation 4. C'è anche per Switch, c'è anche per Xbox, ma dato che per Switch costava più della PS4, ho detto per Switch ce l'ho digitale, prendiamolo per PS4 e girerà sicuramente anche meglio. Ma iniziamo l'unboxing. Bene bene, vediamo un po' da qui, senza graffiare nulla, ok. Ah, vediamo un po'. Bene. In realtà sul retro è indicato ciò che si trova, però vediamolo dal vivo. Ah, quindi questa è solo una copertura, bene. Qui la Signature Edition. Ah, bellina però la confezione, eh. Non ho mai preso una Signature Edition, queste sono tipo Limited Run che fanno le collezioni speciali. Tra l'altro questa qui, Powered by Merge, che sarebbe appunto la casa che ha dato la possibilità di creare un nuovo Alex Kidd. Oh oh, eccoci. Ah, tostino, eh. Oh, allora, veniamo accolti con Kingdom of Nibana. Il possessore di questa lettera è ben accetto dal re di Nibana. Dato che è una persona dalle buone intenzioni nel regno di Nibana, sono registrati col seguente numero 01522, che sarebbe appunto il numero della Limited Edition, della Signature Edition. Ce ne sono forse 10.000 a questo punto, credo, un totale. Va bene, dietro niente, è bianco, però mi piace molto. Abbiamo l'artbook, bene. Ah, sì, guardalo qui, che ganzetto, eh. Questi sono i vari personaggi che troviamo all'interno del gioco. Parplin, Goseka, non mi ricordo il tuo, Ciocchina, quello il numero del... Le forbici, Ciocchina, sì sì, bel nome. Questo dovrebbe essere Egel, il fratello di Alex. Ah, bene. La rana che odio più di qualsiasi altro nemico. Barracuda, eccolo qui. I cavallucci marini, oh, si incontrano forse negli ultimi due livelli. Nell'ultimo va bene, sono sicuro. Ah, ma... Ah, ok. Poi tra l'altro alcuni nemici sono stati rivisti nella versione deluxe, mentre c'è anche la versione classica poi del gioco, che si sblocca una volta completata la quest principale, e lì davvero puoi giocare la versione classica di Alex Kidd. Abbiamo anche diversi pin, questo qui si è girato ma vabbè tant'è, davvero davvero carini, mi piacciono un sacco. Peccato che non ho eventi dove sfoggiarli. Abbiamo ovviamente il gioco, ora questa qui la apro, giusto per farvi vedere che dentro c'è il manuale con un portachiavi. È un peccato aprirla? Sì, ma lo faccio giusto per fare il video completo. Eccolo qua. Allora, questo qui sì, è uguale al libretto di istruzioni originale. Vabbè, quello originale forse era un po' più piccolo. Oh, fa un po' vedere, vediamo un po' se dentro è uguale. No, vabbè, ovviamente ci sono le immagini nuove. Ma ragazzi, sì, era fatto così quello originale. Il fuori era praticamente questo, sì. Con Alex Kidd qui in basso, proprio disegnato malissimo, perché a quel tempo la Sega assumeva persone qualificatissime per fare disegni. E abbiamo poi portachiavi. Spero venga messo bene a fuoco, se no... Tra l'altro... Il disco, come era solita fare Sega, ovvero metterci questi mattoncini rossi con outline nere e il nome del gioco. È un bel tocco. Ah, guarda un po' qui. Original soundtrack. Bello. Queste sono le musiche, ragazzi. Alcune musiche di Alex Kidd sono fighissime. E ce ne sono ben 41. Non mi aspettavo 41 brani. Abbiamo il gioco di carte. Ah, non ci avevo fatto caso proprio per niente. Junk and Pong Cards, per giocare a morra cinese. Vabbè, ma con le mani si fa, dai. Ma perché? Carinissimo. Beh, tanto queste cose rimangono chiuse, non è che le apro. Ho aperto giusto la signature, ma per vedere quello che c'era, non per aprire tutto.
E qui dovremmo trovare... Oh! Ah, eccolo, il medaglione! Wow, bello! Questa è una bella collanina, effettivamente, eh? Molto, molto bella. Rimettiamola qui dentro. Da fan di Alex Kidd non potevo esimermi dal prendere questa Signature Edition. Poi qui l'invito ufficiale del re di Nibana. Bello, molto molto bello. Poi anche col nome degli sviluppatori, ovviamente. Ci sta tutto, ragazzi, ci sta tutto. Poi anche qui l'artbook con tutti quanti i bozzetti e i disegni. Davvero davvero bello. Sempre in stile Sega Master System 2. Molto carina l'idea della Signature Edition. È carino tutto quanto quello che c'è dentro, artbook, CD musicale, manuale di istruzioni, vecchio stile, anche il portachiavi, il gioco di carte della morra cinese, non me l'aspettavo. Ah, c'era scritto effettivamente dietro, ma deve essermi sfuggito, devo aver fatto un overlook e quindi non l'ho visto, però anche il medaglione è bello, molto molto bello, poi vabbè... L'invito ufficiale del re è quello che più mi ha sconvolto. Ragazzi, l'unboxing finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Vi do un consiglio: se trovate Alex Kidd scontato su Steam, su Epic Game Store, qualsiasi console abbiate, magari fateci un pensierino quando lo trovate scontato, perché anche se a 17,90€ fino a fine mese è tanta roba. Ad ogni modo, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate sempre il link per Instagram. Lo shoutout alla tier star dei miei abbonati, Alessandro Poli. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!